Amici di Motori a 360 gradi, buona serata. Avete visto, abbiamo cambiato location perché nel 2017 Motori a 360 gradi sarà emigrante. Ma emigrante solo tra amici, e stasera la puntata è proprio tra amici. Abbiamo fatto il connubio Yokohama, Subaru. Subaru, sapete che è Auto Barbieri, ringraziamo la concessionaria di Auto Barbieri via Forvario che ci ha dato la possibilità di essere ospiti nella loro bellissima location. Subaru è un brand importante, ormai conoscete benissimo Gianluca Barbieri, che anzi potrebbe sostituirmi nella conduzione perché ormai ha già imparato tutta la tecnica della comunicazione. Con noi Paolo Marconati, responsabile tecnico Yokohama. Lui si dice, si definisce italiano, ma Yokohama sapete che è un brand europeo, mondiale. E perché parliamo di Yokohama? Ormai l'inverno alle porte, sapete benissimo che con la nuova legislatura si devono fare il cambio gomme, e chi meglio di un tecnico come Paolo Marconati può darvi dei consigli sull'acquisizione, sull'utilizzo delle gomme invernali. Ora, prima cosa, per dovere di ospitalità, Marco, perdonami, ma do la parola a Gianluca. Grazie Gianluca di essere ospiti da te. So che poi stasera il brand Subaru sarà predominante nella trasmissione, perché con l'inverno che è dietro le porte, la motorizzazione Subaru è proprio la configurazione ottimale e essenziale per chi vuole andare in sicurezza, essere confortevole nell'abitacolo, ma quello che noi ci preme maggiormente nel nostro DNA è la sicurezza. E Yokohama e Subaru Yokohama sono questo brand, è uno sposalizio tra chi ha creduto nella sicurezza. A te Gianluca. Guarda, intanto ringrazio te Attilio, perché ne stavamo parlando da mesi e il motore 360 gradi, come dici tu, io direi itinerante, mi è piaciuto da subito, mi è piaciuto perché siamo nella location giusta per questo programma, siamo in mezzo ai motori, in mezzo alle automobili. Ringrazio anche Yokohama, tra l'altro Yokohama, e tu sapete che Subaru da sempre monta, o perlomeno da quando io la conosco, quindi ormai 12-13 anni, monta Yokohama come prima gomma. Lo monta sia con le gomme M+S sia con le gomme normali, brand sicuramente anche quello votato alla sicurezza come lo è Subaru, che ormai ha fatto diventare questo aggettivo la caratteristica predominante delle sue vetture. Noi siamo, lo ripeto sempre, a trazione integrale, noi come concessionaria ma anche come marchio, come Subaru, e la trazione integrale non è la trazione tra virgolette da montagna come si è abitualmente, come di solito si dice, ma vuol dire massima aderenza, massimo controllo della vettura in qualsiasi tipo di condizione. Se poi la macchina, come diamo noi, è gommata anche Yokohama, questo si è dimostrato un connubio perfetto. Ecco, diciamo che Gianluca Barbieri è la terza generazione della famiglia Barbieri che è sul territorio bresciano. Noi andiamo a cercare di valorizzare la preziosità del territorio bresciano, anche se l'amico Silvino dietro le quinte dice che non è la terza perché lui vuole essere giovane, è il papà di Gianluca, però famiglia Barbieri, tradizione Subaru e tradizione Yokohama. Paolo, è arrivato l'inverno purtroppo, io, te e anche Gianluca amiamo l'estate, però le nostre vetture devono essere gommate Yokohama. Tu stasera hai portato la nuova V905 invernale, una gomma che già al toccare mi dà una garanzia di sicurezza, come garanzia di sicurezza Yokohama. Sì Attilio, diciamo che ormai questo profilo è super collaudato, è la seconda stagione, ma la gamma si è ampliata anche di misure per i SUV che prima non c'erano. Ci ha dato delle belle soddisfazioni, anche perché nonostante l'inverno, anche l'inverno scorso non è stato poi così freddo, è un pneumatico che sostanzialmente dà buone doti anche su temperature medio-basse, ma soprattutto su bagnato. Diciamo che
La crisi, mettere in crisi un pneumatico invernale è proprio la temperatura un po' più alta e fondo bagnato. Ovvio che la mescola nasce per andare a basse temperature, quindi incide moltissimo. Questo pneumatico dà delle buone doti di stabilità, comfort, ma soprattutto, come parlavamo e possiamo usare ancora il termine sicurezza, un po' a 360 gradi. E noi siamo a 360 gradi, ci trasferiamo dagli Alpini di Marcheno perché Andrea Vesco e Andrea Guerini hanno voluto festeggiare una stagione veramente fantastica. La ciliegina è stata la vittoria della Mille Miglia storica, ma loro hanno vinto il Tazio Nuvolari, hanno vinto tutte le gare più importanti. E proprio in questa cena amicale, amichevole, dove c'erano tutti i piloti e tutti gli organizzatori da parte delle auto storiche, uno su tutti Giuliano Canè, abbiamo parlato anche di com'è andata la stagione del mondo delle auto storiche, e la ciliegina anche in questo caso è emersa che Andrea Guerini e Andrea Vesco sono stati decretati dalla stampa internazionale campioni nel mondo delle auto storiche. Servizio. Amici di Motori a 360 gradi, è una serata particolare. Siamo nella casa degli Alpini. Siamo a Marcheno perché Andrea Vesco e Andrea Guerini hanno voluto festeggiare una stagione che è mancata la ciliegina finale, perché loro non lo dicono, però io sono venuto a sapere che sono anche campioni del mondo, ma di questo ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Allora, Andrea Vesco e Andrea Guerini, avete radunato gli amici, perché qui stasera fondamentalmente sono solo amici. Ma sì, era un po' di tempo che pensavamo di fare una festa con un po' di amici, di parenti, di coloro che ci seguono poi durante le corse. Poi nel frattempo abbiamo sentito anche gli amici a cui avrebbe fatto piacere assaggiare il famoso Spiedo Bresciano, quindi la festa si è allargata, ma questo ci rende insomma pieni di soddisfazione per l'anno straordinario che è stato, e per vedere qua comunque amici e anche rivali in gara che poi vengono qui a festeggiare assieme a noi. Il bello anche del mondo delle auto storiche con Andrea Guerini e, come ha detto Andrea Vesco, che si spengono i cronometri, però rimane l'amicizia e viene costruita in tutti gli appuntamenti, indipendentemente dalle vittorie o dalle sconfitte delle gare. Bravo Attilio, infatti già la tua presenza qua, che è al nostro tavolo, che è una presenza da amico, oltre che da, diciamo, da intervistatore, diciamo così, da telecronista, ti posso dire che è un po' di tempo che Andrea pensavamo fare una festa così. Mancava quel passettino in più, diciamo, per essere completi, e dalla Mille Miglia è arrivata quest'anno. Sono contento perché con Andrea siamo riusciti ad aggregare tutti questi amici, soprattutto, come dicevi tu prima, innanzitutto va bene le vittorie, va bene le soddisfazioni, però i valori che contano sono sempre questi. Parlavo prima con Giuliano e mi ha fatto enorme piacere avere qua Giuliano, signore, il maestro della regolarità, che con Lucia, cioè 10.000 miglia, ci dobbiamo impegnare un pochettino io e Andrea, ecco. Però averli qua al nostro tavolo è una soddisfazione immensa, soprattutto perché abbiamo coinvolto anche dei miei amici nella vita quotidiana, che sono gli Alpini di Marcheno e altri miei amici pensionati che vengono a trovarmi la mattina in negozio e a cui è fatto molto piacere essere qui. E questi qua sono i valori effettivi, i valori veri che bisogna avere, questi sono i significati della vita. Ecco. Oggi è una giornata particolarissima. Tutti avrete ascoltato, ricevuto la notizia di Renzi? No, di Rosberg, sì. Che dopo aver vinto il mondiale oggi ha abbandonato le gare, soprattutto perché si è reso conto di aver raggiunto e superato il papà, e questa sera annunciamo che Andrea, dopo aver raggiunto il papà, ha chiuso. Giuliano Canè, un amico, il maestro della regolarità. Questa sera che cosa può rappresentare per te? Innanzitutto devo dire che sia a me che a Andrea ha fatto un enorme piacere, perché avere qua il maestro, ma soprattutto l'amico Giuliano, è una gran soddisfazione averlo qui ai nostri tavoli. Cosa dici, Giuliano? Allora, vuol dire che se sono presente a questo vostro invito è evidente quello che è il rapporto affettivo che ho con voi. E poi non so se si parlerà dei vostri risultati di quest'anno, ma sono stati tali e tanti che mi faceva piacere proprio partecipare a questa festa. In gara
un gran personaggio, perché sappiamo Tiberio cosa fa di lavoro, e quindi un personaggio che è sempre agli annali della cronaca, diciamo sportiva, perché è un personaggio. Però in questa sera sei nelle vesti soprattutto di amico, perché sei qua con noi a condividere una festa, la festa diciamo della vittoria della Mille Miglia, della ciliegina nostra, dobbiamo andare sulla Mille Miglia, però devo dire che avere qua te, Cristina, è sicuramente un piacere. Come si fa a non fare complimenti a voi? Cioè, faccio un paragone ciclistico, quando correva Eddy Merckx, sì, lo chiamavano il cannibale, sì, perché lui partiva e se c'era un gran premio dopo 200 metri vinceva anche quello, e voi siete uguali. Ti ringrazio di avermi invitato, è una bellissima serata, però è ora di ritirarvi veramente, perché altrimenti la gente viene e deve sempre, non è il mio caso, però correre sempre per arrivare secondo, terzo. Giovanni Moceri, un amico che non abita proprio qui dietro l'angolo, un amico della Sicilia, che questa sera non è voluto mancare alla nostra festa, e devo dire che è un enorme piacere averlo qua. Giovanni, cosa ne dici della serata? Andrea, io non posso fare altro che ringraziarti all'invito, certo per occasioni varie, ma siamo riusciti a combinare questa serata magnifica, ci siamo molto avvicinati dopo l'esperienza da Targa Florio, è stata una bellissima festa che mi ha visto vincitore, almeno per una volta. Battermi è stata una grande cosa, però devo dire che l'amicizia in questo tipo di manifestazione è quello che vale di più, e sono i trofei più belli che uno porta a casa. Lo zio Roberto Vesco, come piace chiamarlo a me, Roby, è stato un anno fantastico, tu hai i tuoi meriti perché sai preparare le macchine in un certo modo, io e Andrea ce la mettiamo del nostro, però sicuramente a monte c'è sempre l'impegno da parte tua nel farci avere, diciamo, le macchine in uno stato favoloso. No, mi è piaciuta la serata, sicuramente siete stati bravissimi a organizzare, siete stati veramente bravi, vedo che sono tutti contenti, numerosissimi. E questa è una cosa, già essere in gruppo, avere un affiatamento così con tutti questi amici, mi fa molto piacere. Per quanto riguarda la stagione, vedo che l'annuncio che ha fatto Giuliano Canè come Rosberg, che vi ritirate dalle competizioni, mi fa piacere, così almeno non lavoro più dall'anno prossimo. Però no, spero che l'annuncio che ha fatto Giuliano non sia quello giusto, spero che continuate ancora anche quest'anno, anche l'anno prossimo, e spero anche con i risultati ancora migliori, spero ancora migliori. Marco Marani, uno dei moschettieri organizzatori del Gran Premio Nuvolari, diciamo che qualche Gran Premio Nuvolari io e Andrea l'abbiamo vinto, direi più di uno, che ha il merito veramente di aver portato insieme a Luca Bergamaschi una gara a livelli mondiali, soprattutto stasera qua in una veste di amico. Grazie ai due Andrea. Io vi dico onestamente, siamo invitati a tantissime cene, questa non potevo mancare, veramente con cuore vi ringrazio, perché è una cena fantastica, tipica, e siete veramente grandi, grandi, grandi. Io penso che come organizzatore, per tante difficoltà che riesco a inserire sul percorso, sulle prove e quant'altro, comunque voi mi battete sempre, per cui grande valore, avete vinto veramente le gare più importanti al mondo, direi che siete i campioni del mondo di questa specialità. Siamo con Sara Corcella, che stasera ha voluto essere alla nostra festa, PR di Eberhard Italia. Per te che cos'è il connubio diciamo degli orologi Eberhard nel mondo delle auto storiche? Per noi il mondo delle auto storiche è un settore di riferimento, perché è molto in linea rispetto ai nostri valori. Siamo molto felici quest'anno di sponsorizzare la Winter Marathon per la prima volta. È una gara che all'interno del calendario completa quelle che sono le nostre gare stagionali, molto importante, e siamo molto felici di esserci. In particolare noi premieremo con tre nostri orologi il trofeo del laghetto ghiacciato di Madonna di Campiglio, e porteremo anche delle belle sorprese che vi racconteremo poi un pochino più avanti. Daniele Bonetti, soprattutto un amico e anche un avversario nei campi di gara, però questa serata siamo in una veste particolare, perché siamo per festeggiare praticamente la vittoria della Mille Miglia di me e Andrea, ma soprattutto quel connubio, quell'amicizia che c'è tra il nostro equipaggio e anche con il tuo e con Giovanni. Cosa ne dici della serata, e soprattutto l'anno prossimo ci darete ancora il filo da torcere, te Giovanni? L'anno prossimo ne parleremo, vedremo in primavera che cosa succede.
Quindi dovremmo impegnarci ancora, dovremmo impegnarci, perché lo dicevo prima Giovanni. No, potresti ritirarti, per esempio, fare una cosa fatta bene, potresti ritirarti, sei ritirato Rosberg. No, diciamo che finché sarà ancora permesso, diciamo, i riflessi, e visto l'età anche di Giuliano, che Giuliano è... Mi stai dicendo che per 40 anni ci sono passati. 40 anni, sì, dai. Parte tutto veramente, grazie di essere qui stasera. Grazie perché... a te della festa. Lucia Gagliani, la signora Canè, diciamo la signora della regolarità. Tu e Giuliano avete vinto tanto, avete vinto tante mille miglia, e per noi, diciamo, chiamiamo neofiti della regolarità, siete dell'esempio. Direi che stasera, che quest'anno avete fatto un'annata, non solo la mille miglia è stata quella che ha coronato tutti i successi che avete avuto quest'anno, credo che le abbiate vinte tutte. C'è stato degli anni anche Canè che ha fatto così, quindi complimenti, perché siete stati veramente bravissimi e siete talmente giovani che potete continuare, non ritirate. No, Venanzio in questa serata fa le veci del presidente Crescini, che ha dovuto abbandonarci perché per impegni. C'è un pensierino per voi, per ringraziarvi veramente di come avete preparato la serata, perché siete stati veramente fenomenali. Tu, Ugo, Beppe, Egisto, cioè Franco, la Carla, avete preparato una serata veramente degna, veramente di una vittoria di una mille miglia. Grazie veramente di cuore, questo è un pensiero che io e Andrea vogliamo donare alla sezione Alpini di Marcheno per ringraziarvi. È la nostra fotografia che ci è stata scattata a Monza all'autodromo nelle ultime 5 prove della mille miglia di quest'anno. Grazie ancora a nome veramente di Vesco Guerini, perché stasera sarà sicuramente una serata da ricordare. Grazie veramente. Allora io, a nome del gruppo Alpini Marcheno, da parte del capogruppo Crescini Mario, vi ringrazio e speriamo di farne ancora di queste serate, che sia andato tutto bene. Grazie a voi. Grazie a te Venanzio. Signore, mi sembra di conoscerlo. Vesco Andrea, soprattutto oltre che essere il mio pilota, un grandissimo amico. Cosa ne pensi di questa stagione? Dai, effettivamente sono sempre solite routine, è stata una grande stagione e tutto, però non lo so, qualche anno fa non ce la saremmo aspettata, penso, una stagione del genere, soprattutto un progresso negli anni così. Innanzitutto devo dire che mi sembra che tu stia rubando il posto a Tiglio, perché insomma te la cavi bene anche da intervistatore, quindi devo preoccuparmi che non avrò più un navigatore perché avrai un altro lavoro, o no. Cercheremo di, gli ho detto prima a Giuliano che cercheremo di, come si dice, di arrivare alle sue mille miglia, quindi è tutto uno stimolo questo. Lui ne ha vinte 10, non abbiamo vinto una, ma sì, la distanza è ancora un po', è distanza, un po' troppo, sì, elevata, sì, però insomma passo dopo passo adesso cercheremo di centrare i vari obiettivi, ne abbiamo già centrati tanti questi anni, insomma. Ci piacerebbe, immagino, essere anche i primi bresciani che ne vincono due consecutive, insomma nessuno ci è mai riuscito, cercheremo di farlo nonostante gli avversari siano sempre agguerriti, con macchine anche competitive soprattutto. Concordo pieno con te e prendo l'occasione davanti al pubblico per ringraziarti veramente di questi anni, e che sia davvero di buon auspicio per gli anni prossimi, che ce ne siano altrettanti. Quindi vuol dire che ne sentiremo parlare tanto di Vesco Guerini, quindi grazie ancora di tutto e grazie a te. Come diciamo noi, in bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie ancora. Bene, avete visto che dietro le vittorie nel mondo delle auto storiche c'è la goliardia, c'è la voglia di vivere, la voglia di divertirsi, la voglia anche di prendersi per i fondelli, perché la cosa è principale. Perché il mondo finito il mondo delle gare, finito il mondo dei cronometri, finito l'adrenalina che si prova durante le prove speciali di una mille miglia che si attraversa tutta l'Italia. Ecco, questi personaggi, come avete visto nelle nostre interviste durante la stagione, sono personaggi che finita la gara si tranquillamente affrontano i microfoni con la massima serenità e voglia di divertirsi, e questo sta anche nel DNA di Motori a 360 gradi, portare il momento sportivo, farvi vedere quanto i personaggi possono soffrire durante questo momento, ma poi farvi vedere e scoprire anche il lato umano, che è sempre importante, perché è sempre l'uomo che fa la differenza, ma è sempre la gomma, caro Paolo, che fa la differenza per la nostra sicurezza. Il design di questa gomma, guarda,
potrei dirti tantissime caratteristiche, a partire dalla mescola, a partire dalla struttura della carcassa, a partire dalla mescola arricchita di olio estratto dalla buccia di agrumi, proprio per rendere... Ecco, una cosa che mi ha sempre attizzato, e mai, la prima volta fa, sai che da qui nascono dalle arance, nascono, e ho detto, tu mi stai prendendo per i fondelli, invece è la verità. Assolutamente sì. Allora, altri costruttori, altre case costruttrici pneumatici hanno usato altri additivi, diciamo così. Noi il più tecnologico che abbiamo trovato, ma soprattutto il più semplice, l'olio estratto dalla buccia degli agrumi. Allora, oggi la gamma Yokohama è circa 80% costituita da prodotto naturale, e l'olio estratto dalla buccia degli agrumi si mixa benissimo con la gomma naturale. Se avete voglia di fare la prova, prendete un palloncino, lo gonfiate e con la buccia del limone o dell'arancia basta appoggiarlo e il palloncino scoppia, proprio perché scioglie e la rende molto più morbida, proprio per aderire a terra. Aderire a terra su asfalto bagnato, che è il peggior problema che possiamo incontrare quando siamo al volante, e poi resistenza al tornamento, impatto ambientale, quindi ecologia, e tutto, rumorosità, e quindi tutto quello che ci va di seguito. Ecco, noi Paolo vediamo in concessionari Auto Barbieri via Foro Boario il prodotto finito, ma cosa c'è dietro lo studio, la tecnologia, le prove, i test, per dare la garanzia all'utente che deve guidare dalla mattina alla sera e ritornare a casa, che questo è l'importante, sapere di avere le famose scarpe che si usano nei rally, e poi di questo ne parleremo, ma nel prodotto di tutti i giorni. Sono tantissimi, tantissimi anni. Con Subaru c'è un discorso di primo equipaggiamento che nasce ancora prima degli anni 90, si chiama Yokohama, li ha sempre chiamati equipaggiamenti dedicati, proprio perché vengono studiati insieme alla casa costruttrice del veicolo, con gli angoli di inclinazione del veicolo per sopportare certe situazioni. Ecco perché c'è questo connubio con Subaru, ma anche con altre case costruttrici di veicoli. Per quanto riguarda questo prodotto, non nel senso invernale, ma un prodotto a bassa resistenza al rotolamento che arriva all'80% dalla natura, ti posso dire che Yokohama è dal 1998 che studia pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Quello che ci ha dato molto una mano è il Mondiale Turismo, il WTCC, che dal 2006-2007 già loro le prime gomme con l'olio estratto dalla buccia degli agrumi sono nate proprio lì, quindi risparmio carburante e soprattutto scorrevolezza. Quindi è il mondo dello sport che l'automotive poi si muove per arrivare all'utente finale. Assolutamente. E questo mi dà il gancio, tu hai parlato di questa gomma per il SUV, perché l'XV, caro Gianluca, è uno dei vostri brand importanti di casa Subaru. Sì, attualmente ci dà grandi soddisfazioni per quanto riguarda la vendita, piace, è un prodotto che piace tanto, piace trasversalmente, piace ai giovani, a chi la utilizza come prima macchina, a chi la vuole per il tempo libero, e riallacciandomi a voi, sono tutte gommate con pneumatici 4 stagioni e sono pneumatici della Yokohama. Da quando hanno lanciato questo prodotto, ormai quasi 4 anni fa, abbiamo già ricevuto, e lo sai perché l'abbiamo presentato in una tua puntata, il restyling circa 6 mesi fa, e comunque da quando è uscito sul mercato sta piacendo tantissimo, e chi ce l'ha e chi ci ha già fatto degli inverni ne è così soddisfatto che è la nostra grande pubblicità. E noi siamo abituati a tastare con mano quant'è la veridicità del prodotto, e ringraziamo la famiglia Barbieri che ci ha dato la possibilità di provare questo SV in servizio. Bene, amici di Motori, a 360 gradi, dalla concessionaria Auto Barbieri all'autonomo di Franciacorta, con noi il collega Luca Mantovani, responsabile del centro guida sicura, al quale ormai entra anche lui nelle vostre case, perché è il nostro testman sul fatto degli off-road, sulla produzione di off-road. Oggi alle tue spalle hai un esemplare Subaru, 4 ruote motrici, motore boxer. Ormai tu ne sai più di me sul discorso dell'off-road, ti lasciamo questa vettura da testare e poi sentiremo alla fine dei tuoi giri qual è la tua sensazione di addetto ai lavori. Grazie, sappiamo che Subaru ha fatto la storia delle 4 ruote motrici, vediamo come si comporta qui nel nostro centro guida. Buon divertimento. Grazie.
Bene amici di Motori a 360 gradi, siamo al termine di questa nostra apparizione all'Autodromo di Francia Corta con l'amico Luca Mantovani, responsabile del centro guida sicura. Ho visto che ti sei divertito a salire e scendere in tutta tranquillità e serenità. Sì, certo. Bel motore questo boxer diesel perché è molto silenzioso. Forse manca un attimo di coppia sotto, però appena riprende poi è godibilissimo. Per cui guida rilassata sulla strada, ma sicuramente anche la possibilità di usare le quattro ruote motrici. E come avete visto siamo saliti anche dove si fa dell'off-road estremo. Per cui un'ottima vettura da consigliare per le gite domenicali come sempre con la famiglia, massima sicurezza con le quattro ruote motrici, ma anche la possibilità di divertirci un po' in fuoristrada. Ecco, ricordiamo Luca ai nostri telespettatori, per chi volesse provare e testare vetture qui al centro guida sicura, deve contattarti dove, come e quando? Sempre alle nostre mail info@autodromodifranciacorta.it oppure guidasicura@autodromodifranciacorta.it. Venite qui con noi a divertirvi e vi faremo provare anche l'ebbrezza di salire sulle colline del nostro centro guida sicura di fuoristrada. Ringraziamo il collega Luca Mantovani, il nostro giro con Carlo continua, andremo al Museo Mille Miglia perché abbiamo scoperto che anche dietro al Museo Mille Miglia si può fare un mini off-road, chiaramente non in sicurezza come qui al centro di guida sicura. Ricordatevi, la sicurezza innanzitutto. A tra poco. Bene amici di Motori a 360 gradi, avete visto abbiamo toccato la concessionaria Auto Barbieri, siamo andati in Autodromo Francia Corta, siamo venuti qua al Museo Mille Miglia e adesso ritorniamo in concessionaria per continuare la puntata con Gianluca Barbieri. Cambio vestito e ci vediamo lì. Pilota ufficiale Unione Sportiva Leonessa d'Italia 1903, centenario motoclub bresciano. Siamo qui nella sede del Museo Mille Miglia in questa chiesa sconsacrata per consacrare la tua nuova avventura alla Dakar. Sei un po' emozionato? Un po', direi molto di più un po'. Quest'anno
è una nuova impresa per me portare i colori innanzitutto della Leonessa e della cittadina di Brescia, e sicuramente sono orgogliosissimo di questa storia e spero di far bene, di contraccambiare quello che state facendo voi per me. Ricordiamo agli ascoltatori che tu quest'anno hai già corso la Dakar 2016 per la prima volta e sei arrivato al traguardo con anche un buon risultato, ma l'anno prossimo, perché parliamo di gennaio 2017, correrai nella categoria Malmoto, che sono praticamente piloti che corrono senza assistenza, per cui un'ulteriore difficoltà alla già durissima competizione. Sì, ho scelto questa categoria che è secondo me la vera categoria della Dakar, perché io la conosco così, quella dei veri, diciamo, dove non c'è l'assistenza, bisogna arrangiarsi tutto da solo, e quindi non vale solo la capacità di guida del pilota, ma entrano in campo altri fattori tipo la meccanica, sapersi destreggiare, improvvisare, che è una cosa più importante, e riuscire a gestire le proprie forze e anche il tempo in modo giusto per riuscire a finire questa manifestazione importantissima. Il Tour de Force è iniziato già da un paio di mesi, siamo tutti in fermento perché gli ultimi sponsor, i preparativi, si è sempre molto in ritardo. La moto è partita la settimana scorsa, che l'abbiamo portata insieme alle Havre per la spedizione in Sud America. Qui dietro abbiamo le persone e le aziende che ti hanno aiutato, che vogliamo ringraziare. Sicuramente, perché grazie a queste aziende, soprattutto bresciane e non solo, che mi hanno dato questa grandissima mano per affrontare questa gara, e nei prossimi 2 anni addirittura hanno fatto il biennale, e spero di riuscire a portare il loro marchio con onore in queste nazioni che è il Paraguay, Bolivia e Argentina. E come dicevi prima, siamo andati a portare alle Havre, mi fa piacere che sei venuto perché hai potuto capire di cosa stiamo facendo, che gara, che manifestazione importante, che livello è. E mi ha fatto molto piacere di fatti che tu sia venuto e hai capito che l'impegno è grosso, hai visto dai mezzi a quello che stiamo facendo assieme, che soprattutto stai facendo te, e quanto tempo ci vuole per organizzare una sola gara, ma ci vuole un anno di dure fatiche e di pazienza. Io da parte mia la mia Dakar l'ho già fatta in tutto questo Tour de Force di questi giorni, adesso stiamo aspettando che inizi la conferenza stampa, per cui vedremo poi anche i nostri ospiti come accoglieranno la tua avventura. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a voi, alla prossima. Lascio riposare ancora un attimo gli ospiti, perché sabato scorso all'Hotel Vittoria c'è stato il resumé della stagione della Coppa Mazzotti. Servizio. Amici di motori a 360 gradi, siamo alla pre-natalizia del club Franco Mazzotti, con noi Paolo Mazzetti, l'ex macchina di questa manifestazione, di una stagione che ha visto la ciliegina finale di oltre 100 partecipanti alla Coppa Mazzotti. Quindi che dire, Paolo, soddisfatto di un 2016? Ma guarda, è stato un anno molto particolare per noi e per tutto l'ambiente, perché è cominciato malissimo con la scomparsa del nostro amico Roberto Gaburri. Poi peraltro abbiamo perso un altro po' dei vecchi soci, quelli che hanno fatto la vera Mille Miglia, ma ahimè lì è l'anagrafe che fa il suo corso, quindi la Maria Teresa De Filippis, che tu che sei appassionato di automobilismo sai che è stata la prima donna che ha corso in Formula 1, a Paolo Carlo Brambilla, che tu conoscevi per le salite, ha continuato a correre fino a 80 anni, quindi insomma è stato un anno da questo punto difficile. Terminato molto bene, perché devo dire
al di là delle nostre più rosee previsioni, ma tu hai assistito alla Coppa Mazzotti, la gara che il Club Mille Miglia ha voluto intestare a colui che ha ideato la Mille Miglia è veramente andata molto molto bene, sia come numero di partecipanti, ma al di là di quello proprio per tutto l'esito completo della gara, tanto sì che devo dirvi ci ha messo un po' in crisi, perché adesso le aspettative per l'anno prossimo sono molto elevate, ma mantenere un certo standard è faticoso e costoso, e quindi vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Siamo Santa Gradi, siamo con Silvestro Specchia, vicepresidente del comitato di sorveglianza. Bisogna sorvegliare qua. No, assolutamente no, è una previsione della norma, così il legislatore definì questo tipo di board, e pertanto anche noi abbiamo dovuto adeguarci chiamando questo. C'è molto poco da sorvegliare, con grande piacere, perché il nostro comitato esecutivo è un comitato puntuale e preciso, molto trasparente, un ottimo lavoro, anzi devo fare i complimenti al consiglio di gestione e al segretario Paolo Mazzetti ovviamente per gli importanti risultati che sono stati conseguiti nell'anno 2016, tra i quali ovviamente la ottava edizione della Coppa Franco Mazzotti. Due piloti di punta dalla eterna bellissima regione Emilia Romagna, non ha bisogno di presentazione, dalla Sicilia, medico volante, non ha bisogno di presentazione. Oggi festeggiamo una prenatalizia di questa Coppa Mazzotti, e l'importante è essere tra amici. No, questo è importantissimo, ma quello che hai presentato prima, adesso lo dovrai poi dopo mangiare, mica solo presentare, perché la Coppa Mazzotti questo se la giudica continuamente, fastidiosamente quasi, potrei dire, no, invece piacevolmente. Tenete presente che chi lo sa, ma mi ritengo un padrino putativo, il termine forse non è giusto, di questo medico, più che altro per la sua laurea, che io ho partecipato, hai capito questo? Hai sofferto, Giuliano Canella. Ho avuto una grandissima soddisfazione, perché ho avuto il piacere di conoscere il nuovo dottore, solo che adesso questo mi porta dei dispiaceri agonistici, che non sono dispiaceri, sono piaceri anche quelli. Ma c'era un personaggio che mi vorrebbe, non una trasmissione, ma una serie di trasmissioni per descriverlo. No? Vai pure, perché, vai pure. No, parto dalla famiglia stupenda, dalla famiglia che lo ha generato, non solo da lui, poi la sua famiglia e lui è un personaggio incredibile, è a disposizione tempo per tutti, anche durante le gare, cosa che solo credo di aver conosciuto un altro mio amico concorrente tanti anni fa, che oggi non partecipa alle gare, ma con una disponibilità come a Giovanni nessuno. L'abilità è inutile, la descrivi dopo tu quella. Io lo faccio descrivere a lui, perché come c'eri è... al di là della sua simpatia, della sua umanità, come hai detto tu un secondo fa, ti contraddistingue la bravura di questo sport, di questa specializzazione. E poi Giuliano non ci sente, l'allievo superato il maestro. Ma vi devo dire intanto che sono qui anche grazie a Giuliano, questo lo dico non perché è davanti a me, è stato da ragazzino quando mi sono un po' appassionato a questa disciplina, un po' alle auto d'epoca, leggevo le riviste e per me era il mito, quindi conoscere Giuliano Canè per me sarebbe stato la realizzazione di un sogno, e devo dire che in Sicilia ne ebbe l'occasione durante un giro di Sicilia dove mi sono affiancato a osservare i suoi movimenti, i suoi gesti, e quello che diceva lui di me è assolutamente il contrario, perché Giuliano in realtà è quello che è sempre disponibile, sempre parla anche con me, perciò. E quindi no, Giuliano ha, a parte le sue doti agonistiche, quelle diciamo sono, è la storia che parla, non ha bisogno di presentazioni, ma il nostro legame, la nostra amicizia è quella che mi ha portato più che altro a continuare in questo ambiente, e il rapporto affettuoso che c'è con lui e con Lucia per me vale molto di più delle vittorie nelle gare, quindi devo dire sì, oggi anche sono qua al Club Mille Miglia anche perché grazie a Giuliano, quindi sono molto emozionato di questo, perché sa lui il rapporto affettuoso che c'è, che va al di là dell'aspetto agonistico, che viene sempre messo in secondo piano, quindi sono molto contento oggi di essere qui, abbiamo avuto anche il piacere di entrare insieme nel Club Mille Miglia, abbiamo avuto 2 anni fa la cerimonia d'ingresso, è stata fatta lo stesso giorno, quindi è una cosa che segna davvero, quindi parlare di gare è superfluo in questo contesto. Beh ragazzi, che dire, questo è veramente uno spaccato, al di là delle varie titoli, delle varie vittorie,
L'abbiamo visto ieri sera, che poi manderemo il servizio, quant'è importante l'amicizia. Pensate che dall'Emilia Romagna Giuliano Canè è venuto per festeggiare gli amici Andrea Vesco e Guerini, e dalla Sicilia Moceri è venuto anche per festeggiare, pur avendo qualche volta in compagnia un navigatore, che è meglio dimenticare, un collega di Brescia oggi. Sì, Daniele, oltre che essere un copilota, un navigatore sempre attento, anche un grande amico, e quindi so i vostri rapporti così, tra virgolette, affettuosi, conflittuali, però Daniele mi accompagna ormai da anni, e anche questo lo devo a Giuliano, perché ho conosciuto Daniele tramite Giuliano, quindi tutto il mio percorso agonistico legato un po' alla loro piana, al Club Mille Miglia, ha sempre un'origine che è Giuliano, quindi non posso che sempre dire grazie a lui per quello. Voglio aprire una parentesi anche riguardo la serata di ieri, che ci ha visto presente Andrea Vesco e Andrea Guerini a festeggiare la loro sfagnistica stagione. Devo dire, da avversario posso testimoniare la lealtà, la sportività di dei due Andrea, che veramente, anche l'ho detto una battuta di ieri, è meglio averli amici che nemici, perché d'altronde detto da un siciliano diventa veramente fastidioso ogni volta averli presenti alle gare, perché è difficile batterli, però è sempre un piacere, e quando si perde da dei campioni, quindi è sempre, si torna a casa con grande soddisfazione. E io un altro aneddoto lo voglio ricordare, perché mi vede protagonista con Giuliano. Nelle prime gare di campionato italiano che ho fatto in Sicilia, una rivista intitolò Moceri non ferma Canè. Avevo perso una gara di campionato italiano a 2 centesimi a Giuliano, per me aveva valso una vittoria, quindi c'era chi era deluso un po' da questa prestazione, io ero l'unico felice di avere perso da Giuliano Canè. Bene, dalla Coppa Mazzotti nasceranno, chi lo sa, Moceri Canè o Canè Moceri, lo vedremo nei prossimi anni. Adesso voglio coinvolgere i miei ospiti, Paolo Marconati, responsabile Yokohama di tutto il mondo Yokohama, e l'amico Gianluca Barbieri. Avete visto che la storicità, noi Brescia è un'isola felice, è una punta di un iceberg che ha mille avvenimenti sportivi, di cui ringrazio la Subaru Italia con Andrea Placcani e la concessionaria Subaru Auto Barbieri, che mi ha dato la possibilità quest'anno di fare sia la Mille Miglia sia la Coppa Mazzotti, per fare quasi un contraltare tra il mondo storico e il mondo moderno, ma alla fine quello che unisce tutti è la passione, o sbaglio? A voi, indipendentemente da chi vuole parlare, la risposta. Lascio all'ospite, mi sembra giusto, così intanto ci penso. Ci pagheremo il caffè. Ma sicuramente. No, è fondamentale, Attilio, fare queste trasmissioni, soprattutto, come dicevate prima, itineranti, anche perché c'è bisogno di far conoscere far vedere e vedere soprattutto anche tutto quello che fai, perché... Ma io lo faccio grazie a voi, perché avere ben sponsor come Yokohama, Auto Barbieri, Subaru Italia, dà la possibilità ai nostri telespettatori su piattaforma digitale, su piattaforma Sky, di far conoscere dei brand importanti, perché noi siamo sempre, anche noi, alla ricerca di un qualcosa che dà la sicurezza per poter gioire nella guida, e la sicurezza di poter, come abbiamo detto prima alla presentazione, di poter rientrare a casa in tranquillità. Guarda, a volte specialmente per noi italiani è più d'appeal l'estetica del veicolo, ci fermiamo forse alle cose troppo superficiali e non andiamo a fondo. Da quando conosco io Subaru, veramente è un prodotto da sempre a quattro ruote motrici, e quindi ho avuto occasione più volte con la vecchia scuola Speed Control di fare dei corsi di guida sia in pista sia su neve e ghiaccio, e ovviamente quando hanno un veicolo del genere con pneumatici prestazionali è ovvio che c'è un connubio di tutto rispetto. Speriamo ci sia anche la possibilità ancora a poter fornire questo tipo di azienda e che sia magari un po' più riconosciuta rispetto anche a altri brand che secondo me sono anche di classe B o di classe C, fattore sicurezza, ma penso che Subaru, come parecchie auto giapponesi, puntino sulla sicurezza stradale. Ecco Paolo, tu mi dai il gancio per chiedere a Gianluca quanto è stato importante negli anni passati un brand come la Subaru, che, se andiamo a vedere i grandi numeri in Italia, non sono tantissimi, sono di qualità, sono di nicchia,
però il cliente Subaru è un cliente che non molla più una volta provato il prodotto, grazie anche alle tante vittorie che con allora Alberto Zambelli Subaru fece nel mondo del rally in Italia all'estero, che poi si è travasato nel prodotto finale. Sì, mi aggancio proprio a queste cose, Attilio, perché la parte più bella di questo lavoro di vendita, che come hai detto tu siamo, si può dire ormai veramente la terza generazione, sono fortunato perché non sono solo, sono accompagnato anche dai cugini, la parte bella è il cliente Subaru, cliente che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, un cliente che si affeziona al prodotto Subaru, ma perché ne ha delle grandi soddisfazioni, magari la prima volta si avvicina per sentito dire, si avvicina perché qualcuno l'ha portato, come avete detto giustamente voi è un brand che in Italia fa numeri piccoli ma li fa importanti, però fortunatamente anche grazie ad internet, grazie al web è sempre più conosciuto, si sono conosciute delle facce di Subaru che altrimenti era difficile capire e comprendere anche per noi addetti ai lavori, di quanto questa casa investa e investirà sulla sicurezza, sul prodotto, calcolando che è una casa tra virgolette piccola per quanto riguarda il panorama mondiale, ma sta riversando, e magari ne parleremo in una prossima puntata, già dal 2017, tanto sul prodotto, sul marchio, cambieremo nome, ci chiameremo Subaru Corporation, non più Fuji EV Industries, ma proprio per dare risalto maggiormente al marchio Subaru. Vuole l'anti da lei allora a questo punto? Assolutamente no, magari i giapponesi sì, a me no, e stanno spendendo, investendo tantissimo sulla sicurezza, ne avremo modo poi di parlarne, c'ho qualche chicca nel cassetto, ovviamente Ginevra 2017, a cui sicuramente tu sarai presente, porterà in dote tante di queste chicche, di queste informazioni che poi troveremo sui prodotti di serie già a partire dall'anno prossimo, e così mi riallaccio alla sicurezza delle quattro ruote, alla sicurezza della Yokohama, più tutti i dispositivi che già abbiamo e che miglioreranno e che abbiamo sulle visto macchine. Nell'arco della stagione. Bravissimo. Con la Levor. Con la... Esatto, esatto. E poi volevo, già che mi hai fatto parlare, diciamo, dei ringraziamenti prima, ringraziare la Subaru perché quest'anno c'ha veramente appoggiato, ci ha dato delle macchine per te, per la Mille Miglia, per la Coppa Mazzotti, per tante cose che sono nate, magari anche un po' velocemente, poi ci siamo organizzati un po' come logistica, ma siamo riusciti veramente con l'aiuto di Placani e della Subaru Italia, che ci hanno dato una grande mano a supplire a tutto. Mi auguro l'anno prossimo di poter far meglio, avremo veramente tante novità, poi ne parleremo, e visto che adesso sei con un programma che a me piace tanto, itinerante, dove vai veramente sul posto, io ti invito a venire qui più volentieri, di modo che possiamo parlarne ancora meglio. Io ti ringrazio perché in questo momento mi hanno dato lo sfratto, però no, sto scherzando, però naturalmente lavorare, collaborare tra amici è sempre un piacere, e da amico ti dico l'unica pecca di Subaru, sai qual è? Dimmi. È che le consegne sono un po' lunghe. Sì, ma stiamo migliorando. Guarda, proprio oggi, se poi con le telecamere ti giri un attimino sul nostro cortile interno, ci hanno scaricato veramente tante vetture, qualcuna più di qualcuna in anticipo sui tempi, magari riusciamo a fargli fare il Natale, quindi un sorpresone anche per i nostri clienti che se l'aspettavano un po' più in là. E questa era una domanda già messa, ci siamo messi d'accordo, perché Gianluca voleva dire alla clientela che aspetta questo prodotto, che è veramente un prodotto di qualità. E come la qualità di questo fine mese, di questo fine settimana, scusate, che al Palaiseo ci sarà il torneo di tennis, e noi abbiamo intervistato Lorenzi, numero uno in Italia, numero 40 nel mondo, che è un amico, ha avuto il piacere di ritornare al Palaiseo, quest'anno non sarà presente perché purtroppo per un suo impegno già precedente concordato con il suo tennis club di Forte dei Marmi non sarà al Palaiseo, però non voleva mancare, ultimo vincitore nell'Albo d'Oro del Palaiseo, abbiamo Lorenzi l'anno scorso, l'anno prima Seppi, poi Cipolla, riserva di Coppa Davis, quindi non ci facciamo mancare nulla.
E a proprio all'amico Lorenzi Toscanaccio, che gli facciamo le condoglianze che la settimana prossima si sposerà, gli chiediamo qual è, come vive il mondo, il suo mondo nell'auto, il servizio. Amici di Motori a 360 gradi, è una clip perché stiamo parlando col numero uno nel tennis, Paolo Lorenzi, che è stato l'anno scorso il vincitore del trofeo Agassi, 2 anni prima ha perso in finale con Seppi, quindi grandissimo tennista. A te chiediamo, Paolo, ma la tua vettura, il tuo sogno di vettura qual è? Se dovessi scegliere una vettura forse prenderei un Lamborghini. Ah, però, Sant'Agata, Modena, vuol dire essere vicino alla Ferrari, nell'orbita Ferrari. Sì, rimaniamo sempre in orbita, però diciamo che per adesso rimane un sogno. Ma se dovessi paragonare un tuo servizio a una vettura, sempre Lamborghini o anche una Toyota? Sì, diciamo il mio servizio non è da Lamborghini, magari quello di Raonic. Il mio, diciamo, più che forse anche un Porsche, forse è troppo. Cosa ti aspetti da una vettura? Ma innanzitutto la sicurezza, quella credo sia la cosa più importante. E poi è normale, come a tutti, credo piaccia la velocità. In teoria ci dovrebbe essere anche un codice stradale, ma su quello sorvoliamo. Potremmo essere come in Germania, dove danno la velocità consigliata e lì potremmo sfogarci. A meno che andiamo in autonomo, qui c'è l'autonomo di Franciacorta, magari ti aspettiamo a provare una Lamborghini, visto che l'autonomo di Franciacorta ospita la Lamborghini, e ti aspettiamo al volante della Lamborghini. Molto volentieri, mi piacerebbe davvero. Allora, indipendentemente come andrà il 2017, noi ti aspettiamo a Brescia e grazie ancora di essere venuto. Grazie, a presto. Grazie Paolo, grazie di essere. Bene, amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio la concessionaria Subaru Auto Barbieri, via Foro Boario, l'amico Gianluca, terza generazione della famiglia Barbieri. Io ringrazio Paolo Marconati, responsabile tecnico di Yokohama, due brand importanti per Motori a 360 gradi che fin dall'inizio hanno dato il loro supporto e pagano le fatture regolarmente, quindi problemi non ce ne sono per continuare a fare motori. E a proposito di essere itinerante, la prossima volta ci rivedremo dove? Al Palaiseo, dove ci sarà una festa del tennis, perché il tennis usa anche loro, e l'ho scoperto, palline con componentistica di buccia d'arancia. Quindi continua la tradizione Yokohama anche nel tennis. Naturalmente, se voi vorrete andare al Palaiseo, usate solo mezzi Subaru Italia, Subaru Auto Barbieri. E dopo questa grande marchetta, l'appuntamento per la settimana prossima. Grazie e buonanotte a tutti.